è una vita che non vi faccio vedere sul canale, ma eccomi qui. Cosa vi voglio fare vedere oggi, o meglio, di cosa andremo a parlare oggi? Di tipi di clienti. Ebbene sì, se siete finiti in questo video siete due tipologie di persone, principalmente. La prima è l'onicotecnica, quella povera e sfortunata persona che deve sopportare una miriade di clienti dai più disparati gusti e dalle più disparate personalità. La seconda è perché state cercando la vostra personalità, il vostro tipo di essere cliente. Adesso vi farò vedere un elenco delle clienti che io sono riuscita a andare a isolare, ma ovviamente non saranno tutte perché siete tutte diverse. Spero che questo video vi faccia fare una risata, ovviamente cerco di farla abbastanza ironica, non voglio essere troppo bacchettona. Iniziamo subito. Cliente numero 1, la ricercata. È quella cliente che viene soltanto per Natale, per le ferie e per Pasqua a farsi le unghie e per tutto il resto dell'anno non la si vede, manco col binocolo. Cliente numero 2. È quella cliente che dice sono soltanto 4 settimane di ricrescita. È la stessa cliente che prenota l'appuntamento ovviamente dopo le 4 settimane. Lo prenota solo quando si spezza tutte le unghie oppure quando le unghie iniziano a farle male perché ovviamente la bombatura inizia a pesare solo sulla punta dell'unghia. Di conseguenza, non avendo un supporto dal giro cuticolo dove cresce l'unghia, ovviamente andrà a farle male. Quindi, ovviamente questo tipo di cliente è tra quelle che io, tra virgolette, odio di più, perché il fatto che un lavoro possa durare anche 5-6 settimane non significa che un lavoro debba essere tenuto per così tanto tempo. Cliente numero 3 è quella cliente che ti scrive all'ultimo minuto. Penso che sia una delle più odiose, tra virgolette. Questa cliente, solitamente se sei fortunata, ti scrive un'ora prima di avere l'appuntamento, e si infila nei buchi più improponibili pur di fare le unghie all'ultimo momento. Nel peggiore dei casi, e fidatevi che mi è capitata di avere questa richiesta, vi chiede di lavorare alle 3 del pomeriggio o alle 10 di mattina di domenica perché al pomeriggio deve avere l'appuntamento con la salumiera al supermercato per comprare il prosciutto e quindi ha bisogno delle unghie appena fatte. Cliente numero 4, a caccia di sconti. Questa cliente è la tipica cliente che appare dal nulla ogni qualvolta voi fate una promozione, che sia soltanto per scalare 5 euro, che sia un pacchetto che comprende mani e piedi, qualsiasi offerta sia, nel momento in cui voi tirerete fuori quella promozione, lei apparirà dal nulla. E prima ovviamente non si ricorderà mai di eventuali refill che si devono fare nel mentre per mantenere i lavori. Spesso, tra l'altro, sono anche onicofagiche questo tipo di clienti e sono fantastiche. Cliente numero 5. Questa l'ho chiamata a caccia di sconti, due la vendetta. Chi è questo tipo di cliente? È la cliente che si fa lo sconto da sola, ovvero viene all'appuntamento, fa le unghie, a fine trattamento si rende conto, magari in modo inconscio, che magari le mancano 5 euro, quindi si fa lo sconto da sola o promette di portarveli e non la vedete per 6 mesi o sparisce nel nulla, oppure è cosciente del fatto che le mancano dei soldi e non ve lo dice fino a fine appuntamento. Il che in quel caso voi cosa dovete fare? Boh, chi lo sa. Cliente numero 6, l'ossessiva. Penso che questa cliente l'abbiamo avuta un po' tutti. La cliente ossessiva è colei che ti scrive sempre. Ti scrive anche solo quando ha mezzo millimetro di ricrescita. È colei che ha paura di andare a buttare la spazzatura per 3 settimane perché ha paura di spezzarsi un'unghia, anche se voi le unghie gliele avete fatte 2 giorni prima e siete master. Ebbene sì, questa è la cliente ossessiva e penso che più o meno tutti, almeno una volta nella vita, hanno visto questo tipo di cliente. Numero 7, la cliente precisina. Questa cliente solitamente non è che nasce così, è che noi l'abbiamo abituata così purtroppo. Che cosa di, tra virgolette, disturbato questa cliente? È colei che osserva ogni minimo passaggio che voi fate, lo controlla 100 miliardi di volte
controlla tutte le forme delle unghie, controlla tutte le lunghezze, riesce a trovare anche quel minimo impercettibile di lunghezza più lunga. Poi ovviamente controlla come stendete il colore, controlla quante passate fate e quanto prodotto le mettete sopra le unghie, controlla come fate i decori, controlla il tratto con cui fate le linee sopra i decori. Praticamente ci fa esaurire, riesce a trovare qualsiasi capello di imperfezione pur per farci saltare i nervi. È il suo sport nazionale, farci saltare i nervi. Cliente numero 8, la sobria. Penso che tutti hanno almeno una cliente sobria, nonostante voi possiate essere un'icotecnica insobria come me. Chi è la cliente sobria? È colei che fa sempre un monocolore, al massimo mette un brillantino sull'anulare. La sua variante è la French, solitamente fa sempre la stessa nuance di colori o comunque difficilmente fa i decori, questo è veramente scontato, direi. Adesso arriva la mia cliente preferita in assoluto, è quella che amo di più, la pacchiana. Chi è questo tipo di cliente? Ovviamente il nome dice tutto. È colei che se non ha 11 fiori, macchie leopardate, 156 strass diversi, 200 glitter sulle unghie e 12 tonalità di colori sulle unghie, non è soddisfatta, per lei sono sempre troppo sobrie. Bene, questo sono il tipo di cliente che sono io, ovviamente, ed è solitamente il battesimo che cerco di far fare a tutte le mie clienti, perché io amo fare le cose eccentriche. E, appunto, amo questo tipo di clientela e non posso fare altro che accontentarle in ogni loro singolo capriccio, perché amo l'estroso e quindi niente. Penso che sia, tra l'altro, la cliente che ci lascia avere più stimolo nella creatività e nel poter esprimerci al meglio, ecco, diciamo così. Cliente numero 10, la spostatrice compulsiva di appuntamenti. Chi è questa cliente? Questa cliente è colei che riesce fino all'ultimo minuto a disdire e riprendere 5 volte lo stesso appuntamento per poi finire di lamentarsi perché deve attendere, perché ovviamente avete una lista di attesa, nella quale ovviamente non potete sempre inserire tutti a loro piacimento, ma si cerca di accontentare un po' tutti. Abbiamo anche l'indecisa. L'indecisa è quella cliente che una volta che voi avete fatto tutta la struttura bella bella, avete esasperato magari a ricostruire un'onicofagica, eccetera, dopo aver avuto magari un mese a refill per pensare come fare le unghie, arrivati al colore, non hai idea neanche di che colore fare, non la nail art, proprio che colore fare. E quindi in quel momento tragico ti smonta tutta la postazione. Perché deve decidere il colore e quindi deve trovarli tutti i colori, deve guardarli tutti e se sei proprio sfortunata ti tira fuori 15 colori da provare sulle unghie per poi sceglierne uno che non aveva neanche preso in considerazione. Quindi è un po' pericolosa l'indecisa perché tra l'altro ci fa perdere anche molto tempo perché più tempo ci mette a scegliere, più tempo durerà l'appuntamento, più tempo ci vorrà per finire la cliente. Quindi non è proprio molto simpatica questo tipo di cliente, mettiamola così, ecco. Ovviamente sono ironica, non voglio andare a minare nessuno, specialmente se qualche mia cliente guarderà questo video. Dopo l'indecisa, chi la può accompagnare a braccetto? La super decisa, ovviamente. Ecco lei che sa già come farà le unghie per i prossimi 3 refill e quando sa come vuole le unghie è irremovibile, anche solo su un brillantino irremovibile. E se siete sfortunate, questo tipo di cliente decide di volere un baby boomer in un'ora, anche in ricostruzione, e appunto cose magari molto impegnative da fare nel tempo che si è prestabiliti, e l'unico modo per riuscire a farle è avere la bacchetta magica. Ma ovviamente non siamo la fata madrina e quindi è un po' difficile questo. Adesso arriviamo invece a due tipi di clienti che vanno a lunghezza d'unghia, diciamo così. Ci sono le extra short, ovvero quel tipo di cliente che porta le unghie talmente corte da non avere margine libero dell'unghia,
e che dopo una settimana le sembrano talmente tanto lunghe che ha già prenotato il refill per la settimana successiva. Quindi forse per lei non terrebbe le unghie su neanche 2 settimane, talmente le sembrano lunghe. Il che per me è una cosa inconcepibile, perché comunque tenerle corte, come per esempio da semipermanente, non è per niente averle lunghe, proprio per niente. Non avere l'unghia, almeno per me, che io sono abituata a portarle molto lunghe. Poi capisco che siano punti di vista. Ovviamente l'opposto per questo tipo di cliente, ovvero l'extra short, abbiamo anche l'extra long. Chi è questo tipo di cliente? Ovviamente, come dice il nome, sono quel tipo di cliente che porta le unghie talmente lunghe che ogni 2 secondi per strada la gente gli chiede: ma come fai a fare le faccende domestiche? Ma come fai a lavare i piatti? Come fai ad andare in bagno? Come fai a farti il bidet? Allora, personalmente io porto le unghie abbastanza lunghe solitamente e posso dire che si fa tranquillamente tutto. Questo tipo di cliente è quella cliente che si mette a piangere nel momento in cui prendete il tagliaunghie per tagliargli un pezzo di unghia talmente sottile da vederci attraverso. Cioè, sì, ad averci attraverso, manco fosse una busta crystal per i documenti, esattamente, ci vedi attraverso e lei piange perché non vuole tagliare le unghie. Fantastico. Amo questo tipo di cliente però, perché a me piacciono molto le unghie lunghe. Più sono lunghe, più mi piacciono in realtà. È un problema, lo so, nel senso, molte persone preferiscono le unghie corte, io preferisco quelle lunghe. Si potrebbe aprire un dibattito sulle unghie corte, le unghie lunghe. Però magari in un altro video, mettiamola così, perché se no altrimenti ci mettiamo una settimana con questo video e già così durerà in eterno e io già lo so. Poi ci sono le temutissime semipermanente infinito. Questo tipo di cliente solitamente sono le clienti, almeno mi è capitato in passato, non sono più miei clienti per fortuna, sono quel tipo di clienti che fanno il semipermanente per risparmiare innanzitutto. Però, nonostante vogliano risparmiare, pretendono pure che il semipermanente li duri tanto quanto un refill, senza unghie spezzate e senza sbeccature. Penso che ci hanno preso per delle maghe, perché non è possibile questa cosa. Solitamente un semipermanente, cioè a me durano anche 3 settimane, 4 settimane con un mega ricrescitone e già limate dalle clienti, che tra l'altro aiuto. Aiuto, potrei aggiungerci questa categoria. E appunto è un po' pericoloso questo tipo di cliente perché pensano che un semipermanente duri all'infinito. Ma se già non dura un refill all'infinito, come fa un semipermanente a durare all'infinito? Boh, non lo so. Se voi lo sapete, sotto nei commenti me lo potete dire. Un'altra categoria di clienti che io amo alla follia, qua potrei nominarne una, ma ovviamente vedendo questo video già sa che parlo di lei, sono le fai tu. Amo questo tipo di clienti perché o non hanno voglia di scegliere come fare le unghie, o non hanno avuto tempo, o non hanno idea di come farle, e quindi ti dicono fai tu, hai carta bianca. Solitamente i miei clienti sanno che con me è pericoloso, perché più ho carta bianca, più sono eccentriche, quindi più me le fanno fare eccentriche, più il refill successivo saranno sempre peggio.